cannonate di zucchero. Oggi vi racconto una storia dolce, ma anche amara in un certo senso. Una storia che nasce da una guerra fratricida, anzi, parricida se vogliamo. Una guerra, però, a suon di cioccolato e dolciumi. Abbiamo detto cioccolato, ma anche caramello e nougat, un tipo di dolce mandorlato simile al torrone. Sto parlando degli ingredienti principali della barretta Mars, probabilmente uno degli snack più popolari al mondo. Alzi la mano chi non l'ha mai provata. Ecco, non vedo praticamente nessuna mano alzata. E ora alzi la mano chi non l'ha mai provata fritta. Ecco, ora di mani ne vedo tantissime. Va bene, non divago troppo, ma vi linko in descrizione l'episodio della scorsa stagione in cui parlo proprio del Mars fritto. Scusa, c'è un messaggio promozionale. Prima di continuare, ricorda che qualunque sia la piattaforma da cui ascolti, puoi seguire il podcast e lasciare una recensione per aiutarmi a produrre nuovi contenuti. Vai! Non vi siete distratti troppo, vero? Stavamo parlando della guerra. Siamo nel 1922 e il signor Franklin Mars, che chiameremo da qui in avanti Frank, da oltre 10 anni prova a vendere le sue caramelle e i suoi dolciumi con altalenanti risultati. Il buon Frank viene dal Minnesota e ha appena fondato la Mar-O Bar Company, prendendo il nome dal suo prodotto che diventerà in un certo senso quel Mars che conosciamo oggi. Mettete in pausa un secondo e date subito un'occhiata alla pagina Instagram del podcast perché vi regalo una tripla chicca che riguarda proprio la leggendaria Mar-O Bar. Ci siete ancora? Vado avanti. Data l'esperienza ormai decennale coi dolciumi, Frank propone fin da subito un discreto range di prodotti e quello che gli fa pensare di poter fare il grande salto di qualità è una barretta chiamata Milky Way. Sì, la conosciamo bene anche noi, uno snack che, citando la pubblicità del tempo, contiene più latte al malto del latte al doppio malto. Ai tempi, il colosso dei dolciumi negli Stati Uniti è una big company, la Hershey's. Quelle di Hershey hanno prodotti in tutti i negozi del paese, con bellissimi display nelle vetrine e tantissimo budget pubblicitario per essere praticamente ovunque. Ma soprattutto dispongono di infinite quantità di materie prime per produrre dolci di qualsiasi tipo. Frank, invece, non ha grossi fondi a disposizione. E nonostante, così dicono le voci del tempo, una forte invidia nei confronti del super colosso, chiede appuntamento a William Murray, che è il presidente di Hershey's, per chiedergli un piccolo credito su una fornitura regolare di cioccolato al latte per la sua azienda. Murray si confronta con il fondatore dell'azienda, il vecchio Milton Hershey, che non ci pensa due volte a dare la sua approvazione. E fa benissimo, perché Hershey's vende tonnellate di cioccolato a quella che è diventata ufficialmente la Mars Incorporated. Tutti felici, giusto? Beh, in un certo senso sì, finché il signor Milton e il signor William non si rendono conto che la Mars è diventata un'autentica minaccia al primato della loro azienda sul mercato nazionale. Hershey's, per competere con Milky Way, nel 1925 lancia sul mercato la Mr. Good Bar, fatta di cioccolato e arachidi. E poi nel 1930 Mars risponde, inventandosi la barretta Snickers, di fatto una variante cioccolatosa del Milky Way, ma con aggiunta di arachidi appunto. In quel periodo appare però sulla scena un nuovo player. Parliamo di un ragazzo di 28 anni, molto ambizioso, che fino a quel momento ha lavorato un pochino all'ombra del padre. Il ragazzo si chiama Forrest Mars ed è ovviamente il figlio di Frank. Si dice che tutti i prodotti di maggior successo della Mars Incorporated siano in realtà frutto delle idee di Forrest, che però deve fare i conti con la pesante presenza del padre. I due si scontrano più volte, soprattutto in merito all'espansione internazionale dell'azienda, cosa che non interessa assolutamente a Frank. E arriviamo al 1932, quando Forrest, dopo l'ennesimo litigio, si licenzia e chiede una buona uscita dall'azienda del padre. Con quei soldi si trasferisce in Inghilterra, sempre con l'idea di portare i prodotti Mars all'estero, e crea quella che oggi conosciamo come la barretta Mars.
Certo, potrei finire qui tutta la storia, raccontandovi magari di come il successo del Mars riecheggi anche negli Stati Uniti. E magari, che so, l'immagine del ritorno trionfale del figliol prodigo in patria. E invece no. La mossa di Forrest Mars dà il via ad una escalation di eventi che voi, in piedi davanti alle confezioni colorate dei dolci lì in bella vista prima delle casse del supermercato, neanche potete immaginare. Arriva la Seconda Guerra Mondiale. Vi ho già raccontato, per esempio, dello spam durante la scorsa stagione. Vi linko, come al solito, tutto in descrizione. Ricordate? I soldati devono nutrirsi e un conflitto mondiale diventa un'opportunità enorme per le aziende che producono cibo. In realtà poi scoppiano due ulteriori guerre, fortunatamente a suon di zuccheri e non di cannonate vere. Vi racconto la prima. 1941, Pearl Harbor. Il Giappone attacca a sorpresa gli Stati Uniti. Beh, gli americani non ci mettono un secondo ad entrare in guerra e subito Mars e Hershey's si contendono il monopolio delle forniture dolci dell'esercito. La spunta Hershey's, che fornisce una barretta energetica fatta con cioccolato in polvere da 600 calorie, chiamata Ration D, che resiste addirittura fino a 55 gradi senza sciogliersi. Un successone, tanto che il governo a fine conflitto premierà l'azienda per il grande contributo dato alla nazione. Ma qual è la seconda delle due guerre zuccherose? Fermi tutti, è una lunga storia e ve la racconto nella seconda parte dell'episodio che troverete online fra qualche giorno. Di Food Podcast, montaggio e rumori di Marco Cilloni, voce e fantasia di Alex De Meo, che poi sarei io.